importante per la storia di Sciacca. Io devo fare un ringraziamento preventivo a padre Paolo, a padre Giuseppe Pontillo, al sovrintendente Michele Benvari, perché senza di loro io non avrei potuto fare proprio un bel niente. Sono stati disponibilissimi al massimo e oggi questa presentazione delle lapidi ha una valenza molto più importante di quella che si pensa. Vorrei farvi io un po' la storia di come siamo arrivati ad oggi, perché è una storia interessante, che è una storia a lieto fine. Spesso non si trova il bandolo della matassa, specialmente nella storia, negli eventi, non si arriva a una conclusione definitiva. Oggi noi non solo arriviamo ad una conclusione definitiva importante, ma restituiamo alla città un bene artistico di primaria importanza. Dovete avere la pazienza di ascoltare un po' gli eventi. In pratica i fatti iniziano circa 38 anni fa. Nel 1900... Per parlare di Giovanni Morici, che è uno dei personaggi a tutto tondo, a cavallo del 1400 e 1500, e che si interessò di molte cose, lo troviamo attraverso i documenti notarili, un po' in tante vicende della